E oltre a Pablo, che è un pastore tedesco, quali altre razze di solito sono ad hoc per questo tipo di mansioni? Allora, ce ne possono essere diverse, ma negli anni, per una serie di motivi, di fatto si è arrivati, insomma, tendenzialmente al pastore tedesco per la maggior parte dei nostri casi. Perché il pastore tedesco? Perché è un cane che può essere equilibrato un po' in tutte le sue peculiarità, quindi è molto equilibrato di testa, però riesce in taluni casi che ci possono servire a tirare fuori dell'aggressività, della docilità quando serve, e sono facilmente, diciamo, istruibili e sopportano anche qualche piccolo errore in fase di addestramento, cosa che altri cani magari tendenzialmente potrebbero non accettare troppo.